siamo? Rosso? Ok, buongiorno, benvenuti alla Bella Maniera del Curro. Abbiamo una rappresentante femminile che ha appena finito il percorso da 12. Prima cosa, stanca? Un po', affaticata, ma per il caldo. Ok, il percorso ti è piaciuto? Secondo te era segnalato bene? Assolutamente sì. Ok, hai fatto altre corse del genere? Ritieni che questa sia in linea con gli standard delle altre gare? Sì, assolutamente. Ok, quindi sei soddisfatta, insomma, contenta, l'anno prossimo tornerai? Assolutamente sì. Ok, fantastico, intervistata la prima, passiamo alla seconda. Allora, abbiamo un altro concorrente che ha appena finito il percorso di 12 km, giusto? Giusto, 12. Allora, com'è andata? No, erano più di 12. Ah, sì, in realtà erano un po' più di 12, abbiamo leggermente imbrogliato. Com'è andata la gara? Bene, dai, è andata bene. Fino a 10 km è andato bene, poi dopo un po' di crollo. Ok, come ti è sembrato il percorso? Ben segnalato, bello anche come varietà, natura? No, era abbastanza segnalato, bello variato, con la natura, mezzo alla strada, tutto bello. L'anno scorso c'eri o è la prima volta che vieni qui? No, l'anno scorso no, questa è la prima volta. Quindi pensi di tornare l'anno prossimo? Sì, tornerò. Ok, abbiamo un altro concorrente di una squadra che si chiama Alice Va Veloce, adesso ci spiegherà velocemente perché si chiama così questa squadra. Allora, la natura del nome in realtà è goliardica. Un gruppo di amici ha fatto la maratona di Berlino nel 2013, ha visto questa bellissima ragazza di fronte a loro, okay, con un buon lato B. Ok, va bene. Ed è stata di ispirazione per loro per tutta la corsa. Ok, quindi. Ma non l'hanno mai raggiunta. Ok, quindi. Quindi Alice Va Veloce. Ok. Sottotitolo Troppo Veloce. Ah, ok, perfetto. Però poi l'occasione è stata presa per formare questo gruppo che fa anche il volontariato con l'Associazione del Sole. Quanti siete? L'ultima corsa della 24x1, avevamo due squadre della 25. Ah, fantastico. Siamo comunque una settantina di persone che ci sono intorno. E come ti è sembrata questa corsa oggi? Il percorso lo conoscevo perché il percorso è duro. Sì? Duro? Duro che c'erano dei sali e scendi. Duro per uno scarso come me. Ah, no, tu hai fatto la 12? Io ho fatto la 12. Ok, ti sembrava ben segnalato? Sì, tutto bene. Ok, i ristori li hai trovati adeguati alla gara? Sì? Sì. Ok, quindi sei contento, insomma, l'anno prossimo tornerai? Torno sicuramente. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ok, nuovo alto concorrente, tu che gara hai fatto? Ho fatto la gara di 6 km camminando. Camminando, va bene, non è un problema. Come ti è sembrato il percorso? Adeguato, bello? Il percorso era bello, la variante di quest'anno nonostante la pedemontana è stato ottimo, il tempo è stato bellissimo, complimenti per tutta l'organizzazione. Ok, purtroppo quest'anno i lavori della pedemontana hanno pesantemente modificato i nostri percorsi, per cui l'anno prossimo promettiamo un percorso a 6 km molto più nel bosco, molto meno sulla strada, ma quest'anno non avevamo alternative. Quindi bene, grazie di essere venuto, i ristori come ti sono sembrati? I ristori sono stati ottimi, abbondanti e gentili le persone che addette al servizio. Perfetto, quindi l'anno prossimo pensi di ritornare? Ah, sicuramente. Perfetto. È un ringraziamento al presidente e a tutti voi che avete collaborato. Perfetto, grazie a voi che siete venuti, perché se non ci siete voi noi non siamo niente, ok? Grazie mille. Ciao. A tutti. Ciao. Benissimo, abbiamo una rappresentante del gentil sesso che adesso ci dirà quanti anni ha, 28, 29? Sì, settantina. Settantina? 70. Ok, arrotondiamo sui 70, va bene, poteva arrotondare 69, ecco, 69 che era meglio, 69 che era meglio. Benissimo. Allora, come le è sembrata questa gara? Molto bella. È la prima volta che viene qui? Sì, questa qui sì, prima volta. Ok. È bellissima. Cosa ha fatto? Un bel ristori 6 perché c'ho un menisco al ginocchio. Non è qui, non si fa niente. Lei corre o cammina? Cammino. Perfetto. Cammino, quindi lei ne fa tante di queste gare? Sì, tutte le domeniche vado. Fantastico, sì, fantastico. Sì. Lei viene con un gruppo? Sì, mozzate. Ok, quanti siete? Siamo in 45. Giusti, tantissimo. Sì, bene. E l'anno prossimo quindi pensa di ritornare sì, qua? Sì, se ho la salute senz'altro. Okay, l'anno prossimo la vediamo qua, la intervistiamo ancora. Vuole che io mi ricordo. Va bene. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Bene, adesso dopo un po' di concorrenti intervistiamo due delle volontarie, delle più di 100 volontari che abbiamo avuto tra il percorso, iscrizioni e varie funzioni, e le intervistiamo e cerchiamo di capire com'è andata la situazione. Voi dove eravate? Noi eravamo al punto della partenza, distribuire iscrizioni, le pettorine, fare i cartellini, il pagamento e la registrazione. Perfetto. E avete avuto problemi? La situazione è andata abbastanza liscia? Sì, tranquilla, nessun problema. Vi aspettavate così tante persone voi che era la prima volta che le facevate?
Per la prima volta sì, cioè non mi aspettavo così tanta affluenza, di più dell'anno scorso, perché l'anno scorso eravamo da un'altra parte e molti di più hanno partecipato. Bene, quindi l'anno prossimo ci siete ancora sicuramente, giusto? Certo. Ok, sì, ma su, non mi ho chiesto i nomi però, anzi, tu ti chiami Annelise, mi sembra di ricordare, tu invece sei? Caterina. Perfetto, due volontarie sono qua con noi. Tu come ti chiami? Giuseppe. Prima volta che vieni qui in maniera a correre questa gara? Terzo anno? Ma di dove sei allora? Rovellasca. Ah, quindi sei un fedelissimo? Fedelissimo per tutti gli anni che rimarranno. Fantastico. Allora, come ti è sembrato il percorso? Ma sempre migliorando da anno a anno, è un percorso eccezionale, eccezionale, veramente, in mezzo al Parco dell'Ura. Tu hai fatto quanti chilometri? 6 chilometri con la famiglia. Ok, quindi sei qui tu? Moglie? Moglie, figli e tutto il gruppo, siamo in 16. Ok, avete un nome voi come gruppo? Cascina Peotta di Rovellasca. Ah, Cascina Peotta, ho fatto io ieri la vostra busta, sì sì, con tutti i pettorali. Bene, felici di vedervi qua e ci vediamo l'anno prossimo, grazie, ok? Sicuramente, grazie a voi, okay. Grazie. Poi adesso c'ho la bagnocca. Lei, scusi, 266, può venire qua un attimo? Lei... Me lo fatevi fare il trucco. Sì sì, trucco parrucco, adesso arriva il trucco e parrucco, ok? Ok, in attesa che arrivi il trucco e parrucco facciamo una prova dell'intervista, per la signora è senza trucco e parrucco, non vuole andare in video. Allora, chiedo scusa, signorina. Allora, nome? Ombretta. Ombretta, lei di dov'è? Di Manera. Di Manera? Ah, io sono di Manera, non la conosco, va bene. Allora, com'è andata la gara? Bene, benissimo. Bene? Prima volta che la fa? Quasi. Ah, cioè di Manera 5 anni che ci siamo, la prima volta che la fa. Esatto, vabbè. La linea si fa sempre fuori dal volo. Ah, giusto, prima, vabbè, va bene. Che percorso ha fatto? 6, 12? 6, che sono un po' più di 6 però. Sì, in realtà sono un po' più di 6, ma noi siamo generosi. Esatto. Ne diamo dichiariamo poco, ne diamo di più, ok? Giusto. Come la fetta in più del salumiere. Giusto. L'anno prossimo pensi di tornare? Sì, la 12 l'anno prossimo. Benissimo, quindi ci vediamo sui percorsi dell'Ura a correre. Ok, grazie di essere venuta. Allora, qui si lamentano che non li facciamo neanche bere prima di intervistarli, ma se hanno appena fatto 12 chilometri, 2 secondi per l'intervista ce li abbiamo. Erano 13, fa niente, noi siamo abbondanti qua come la salumiera, la fetta in più la mettiamo sempre. Allora, com'è andato la gara? Molto bene. Un po' troppe salite. Ok. Soprattutto questa finale. Ok, ma il finale secondo me deve gasare, per cui è bello. Se si vede lo striscione di arrivo si fa qualunque cosa. Va bene? Prima volta che viene a Manera? Sì. Ok, tornerai, pensi di tornare? Penso di sì. Ok. Se l'anno prossimo ce la farò ancora a correre. A livello atletico. O se ce la faremo noi ancora a organizzare? No, penso di sì. Speriamo di sì, va bene. Senti, ti lascio andare a bere allora. Grazie di essere venuta. Ciao. Ok, ciao. Soprattutto nel patrocinio nell'organizzazione, insieme con i comuni di Rovellasca e di Lomazzo. Il Parco dell'Ura. Rispetto al Parco dell'Ura potete trovare vicino al banco di iscrizioni le cartine. E vi chiediamo di prendere, che descrivono un po' tutti i percorsi all'interno del parco. Allora, abbiamo uno dei primi rappresentanti del percorso del 21 che è appena arrivato, quindi prima di tutto quanto ci hai messo a fare 21 km più o meno? Un'ora e 50 minuti circa, oggi era abbastanza dura. Era molto su e giù, vero? Come ti è sembrato il percorso? Il percorso molto bello, sì? Molto bello, ben curato anche il servizio. Il caldo l'ha fatta un po' da padrone, okay. All'inizio si è partiti bene, poi dopo si è sentito. Ok, ti dico, noi siamo molto felici di questo caldo, per due motivi, prima di tutto perché non piove, sì. E perché secondo vengono famiglie, vengono tantissime persone che con tempi che abbiamo avuto in passato, un clima peggiore, non sono venuti. Meglio il caldo dell'acqua. Assolutamente, prima volta che vieni a Manera? È la prima volta che vengo a Manera, sì. Tu di dove sei? Io sono vicino a Monza, Nova Milanese. Urco cane, come sei venuto a conoscenza della nostra corsa? Degli amici, abbiamo trovato il volantino in un'altra corsa e abbiamo deciso di venire qua, ce ne erano 2 o 3, abbiamo scelto questa. Fantastico, e come ti è sembrata in generale? Cioè è una gara dove torneresti a fare? Sicuramente, sì, sì. Ok, benissimo, benissimo, no, siamo molto felici di vederti qua. Ok, vai a bere adesso. Grazie. Ok, ciao. Ciao, complimenti. Stai qua. Non per me. Sergio!
Vado a cercare la concorrente, arrivo, eh. Dove è andata? Si occupa anche. Ma dov'è quella di 21? Visto che hanno sempre dato il loro sostegno. È andata. Bene, cominciamo, abbiamo due rappresentanti del gruppo più numeroso presente che ovviamente gioca in casa, che sono i Manera Runners, ma che anche qui ovviamente non fanno parte della classifica. Abbiamo uno dei massimi rappresentanti, Paolo Liboni, come è andato il percorso? Ciao a tutti, è andato bene, bellissimo, abbiamo fatto i 21 km, e cartelli posizionati benissimo, anche la gente sugli incroci non hanno mancato un colpo, ciao. E quindi no, veramente organizzata bene quest'anno. Bene. Abbiamo un altro rappresentante di Manera, ex Lomazzo, che però ha capito che a Manera si vive meglio, quindi è venuto a Manera. Come è andata la tua gara? Percorso fantastico, gente meravigliosa, tutto bene. Sì, vabbè, adesso non esagerate. Sì. Quando ci avete messo a fare 21 km? 1 ora e 50 minuti. Stesso tempo della mezza maratona del Ironman 70.3 Rapperswil. Esatto. Ah, qui abbiamo due triatleti, questi qua se la tirano di brutto, ragazzi. Esatto. No, sono bravi, però se la tirano, che non si può passare. Va bene, grazie di essere venuti, ok? Ciao. Allora partiamo, abbiamo subito un ansimante rappresentante di Manera, che si chiama Milena, se non sbaglio, giusto? Sì, ma non sono per niente ansimante. No, non niente ansimante. Hai capito? Benissimo. Che percorso hai fatto? 12. Com'è andata? Insomma, 1 ora e 29. Ok, il percorso era segnalato bene? Sì, abbastanza, tranne un attimo che siamo perse, però vabbè. Dove siete persi? A Lomazzo? Al bivio della stazione? No, alla stazione, dell'Ura? Non lo so dove, però noi chiacchieravamo e quindi siamo andati. Ah, ok, quindi non l'hai fatta da sola? Con la mia amica Consuelo. Famosissima Consuelo, anche lei di Manera. Dov'è? Consu, vieni qua, subito, ne recuperiamo una al volo. Vieni, Consu. Scusa, non t'avevo visto, benissimo. No, vieni qua Milena, stai qua tutte e due. Allora, due rappresentanti di Manera, attenzione. Guardate lì nella telecamera perché è... Due rappresentanti di Manera. Riparto? Ok, due rappresentanti di Manera, allora abbiamo intervistato Milena, intervistiamo Consu, anche tu hai fatto la 12? Ovviamente, anche se è un cartellino della 21. Lo so, ho capito, si spaccia per 21 e fa la 12, allora com'è andata? Molto bene, molto bene, un po' troppo caldo però. Vabbè, questo non siamo riusciti a organizzare bene, però il prossimo anno ci penseremo. Bene, quindi il prossimo anno sul 21? Sì, nel prossimo 21, decisamente. No, 6. Sì. Guardate che il 21 è... Erano 13 comunque. Sì, effettivamente, ma noi siamo abbondanti, quindi da Salumiera, la fetta in più ve la diamo sempre, va bene? Okay, grazie di essere venuti allora. Ok, ciao. Allora, com'è andata la corsa? Un po' stanco, 9 anni, ma ho fatto i miei 6 chilometri. Oh, ok, e il tuo fratellone là com'è andata? È una femmina, lei correva un po' di più. Ha superato il piedibus. Ok, avete superato il piedibus. Chiedo scusa se non t'ho riconosciuto, ok. Ma lei corre sempre con i cani? Da sola di solito li porto a spasso, sì. Ah, ok. Camminate tranquille. Ok, quindi ha fatto il percorso da 6? Percorso da 6, okay. molto bello. È la prima volta? Organizzato, sì, la prima volta qui da voi. È la prima volta che vengo a Manera? È la prima volta che vengo a Manera e avete organizzato benissimo. Okay. Sono arrivati altri corridori. Ah, ok, benissimo. Lei dov'è? Seveso. E come ha fatto a venire a conoscenza di questa cosa da Seveso? Ci sono degli amici che frequentano tutte queste corse amatoriali e le seguono tutte e ci hanno invitato. Quindi l'anno prossimo tornerà di sicuro? Esattamente sì. Perfetto, noi siamo felici. Ciao! Io cerco una che ha fatto la 21. DJ, hai fatto la 21? Vieni. No, vieni qua, non puoi esimerti, vieni. Che devo dire? Vieni, adesso rispondi alle mie domande, tanto invento cazzate. Va bene, attimo. Bene, allora abbiamo finalmente una rappresentante che ha fatto la 21 che si fa intervistare, sono arrivate tutte ma è la prima che si va a beccare. Com'è andata? Benissimo, a parte il caldo che effettivamente si è fatto sentire, però bello, percorso veramente bello e interessante, soprattutto anche il paesaggio. L'ho fatto bello. Io il percorso, per cui è bello per forza. No, scherzi a parte, per il caldo ci stiamo attrezzando, l'anno prossimo la faremo con i condizionatori tutti sul percorso, no, ok? Qualcuno con un idrante ogni tanto. Sarà dura. Va bene, è prima volta che viene Manera? Prima volta, sì. Quindi ho già capito. Di solito faccio le corsettine più brevi. Vedo le corse. 10 km. Le corse del Linus, quelle da 10 sì, DJ, sì, da 10 sì. km, va bene. Quindi la prossima tornerai? Assolutamente sì. Ok, di dove sei? Mozzate, quindi sei vicina. Come sei venuta a conoscenza di questa corsa? Pubblicità. Volantini. Ah, ok, benissimo, ok. Ci vediamo l'anno prossimo allora, ok? Sì, io l'ho fatta. Io ce l'ho sulla pelle, va.
Allora, abbiamo un altro rappresentante Manerese Doc, un corridore di quelli seri che quest'anno ha tentato per l'ennesima volta ma purtroppo non ce l'ha fatta a fare la 9 Colli. Giusto per farvi capire, 9 Colli sono 208 km e più di 3000 metri di dislivello, per cui una corsa. Questa è stata una passeggiata, quindi com'è andata? Guarda, devo dirti, è proprio bella. Io sono della zona, conosco la zona e rispetto all'anno scorso ho visto un salto di qualità sul percorso, ho visto che ci avete dato un po' da dentro il Manera Runners, nuovo gruppo nato qua alla Manera, e sono molto contento per questo. Bene, bene, noi siamo felici che tu sia felice. Il percorso mi sembra sia stato segnalato abbastanza bene. È eccezionale, veramente. Okay. Va proprio bene in tutti i suoi aspetti, ristori, corsa fatta bene. Molto bene. Tu che percorso hai fatto? La 21. Che domande stupide, uno che fa 200 km deve fare che cosa? La 6? No. Perfetto, quindi all'anno prossimo sei qua di sicuro? Ma sicuro. Perfetto. Grazie. Grazie, sei venuto. Bene, allora abbiamo un campione della, diciamo, dei concorrenti tipo che corrono la bella maniera del curcio, cioè la classica famiglia, dove hanno corso papà, mamma e i figli. Allora, prima di tutto intervistiamo quelli importanti. Com'è andata la gara? Bene. Bene cosa vuol dire? Bella. Hai corso? Per ho camminato? Po', per un po' e tutte e due. Ok, che percorso hai fatto? I 6 km. Ok, tu cosa hai fatto invece? I 6 km. Mi hanno detto che hai corso tutta la gara, è vero? Sì. Fantastico, adesso intervistiamo quelli meno importanti, mamma e papà. Ok, allora voi dove siete? Di Manera? Sì, Manera. Ok, allora la gara voi avete fatto tutti quella da 6 km? 6 km. Ok, come mai papà è arrivato da un'ora e la mamma è arrivata dopo mezz'ora? Perché papà ha corso e la mamma ha corso, camminato. Ha strisciato fino a qua, va bene, ok. È la prima volta che partecipate? No. Io sì, loro no. Oh, loro mamma lenta tutte. Ma c'è sempre. Perfetto, quindi è inutile che vi dica che l'anno prossimo ci sarete ancora? Certo. Assolutamente sì. Ok, grazie per essere venuti, ok? Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.